Eccoci, buonasera. È una giornata che vive ancora una volta purtroppo di brutte notizie sull'occupazione. I dati diffusi dall'Istat non ammettono repliche. Purtroppo i giovani senza lavoro sono ormai il 46%, una cifra stratosferica, e soprattutto non si ricorda una serie così negativa da quando si cominciò a misurare lo stato dell'occupazione nel nostro paese. Dati che fanno capire come ancora il più sia da fare, anzi quasi tutto sia da fare. Non si può dimenticare che all'inizio dell'anno ogni stima faceva immaginare che la disoccupazione sarebbe comunque cresciuta ancora per questo anno, e così sta succedendo. Non riprende l'occupazione, e quindi questo non riprende il lavoro, non riprende la crescita, e il governo finora ha potuto soltanto attuare una politica di tamponamento, ma poco è stato fatto e quasi tutto resta da fare. Del resto, i temi del lavoro, della crescita, dell'economia sono al centro dell'attenzione di tutti. Le raccomandazioni di ieri della stessa Commissione europea fanno presagire la necessità di ulteriori misure. Qualcuno ha parlato di una manovra, ancora oggi il ministro dell'economia Padoan smentisce la necessità di una manovra correttiva. Ma intanto ci sono le questioni del lavoro che entrano e escono da tutte le vicende. All'Italia, certo, Etihad prende la maggioranza relativa della compagnia che già fu di bandiera, la compagnia aerea italiana, ma sarà lo Stato a farsi carico di 2.500 esuberi, per quanto conferma lo stesso ministro del lavoro. E poi c'è la RAI, con la commissione di garanzia sugli scioperi, che dice non si può scioperare l'11 giugno, e i sindacati che invece confermano si sciopererà l'11 giugno. Il braccio di ferro ancora sulla richiesta del governo di tagliare 150 milioni nel bilancio dell'azienda televisiva di Stato. Ma poi la politica, finita la campagna elettorale, passate le elezioni, torna a quello che sembra il suo gioco di società preferito, la riforma del Senato, e si parla del modello francese, che piace a quanto pare a sinistra ma non al centrodestra. I 5 Stelle, sempre più vicina l'alleanza tra Farage e Grillo, e poi vedremo anche la situazione surreale della Siria sotto le bombe, in mezzo ai combattimenti, che conta i morti della guerra civile, ma va alle urne per dare una conferma attesissima e scontatissima al presidente Assad, contestato, come sappiamo, dalla diplomazia internazionale. C'è altro, ma lo vediamo tra 30 secondi nei titoli. Ennesimi dati allarmanti sulla disoccupazione in Italia. Non sono mai stati così tanti senza lavoro, 13,6% nei primi 3 mesi del 2014, 3 milioni e mezzo di persone. L'incremento in un anno è dello 0,8%, nel mezzogiorno i disoccupati sono arrivati al 21,7%, e le cifre sono devastanti per la fascia tra 15 e 24 anni. La disoccupazione giovanile in Italia ha toccato il 46%. Per rispondere alle osservazioni europee sui nostri conti, il governo spinge sulla riduzione del debito pubblico. Il ministro dell'economia Padoan esclude manovre, mantiene l'obiettivo annuale di privatizzazione allo 0,7% del PIL, circa 11-12 miliardi. Poi, dice il ministro, servono le riforme indispensabili per far ripartire una crescita che è ancora troppo debole e che deve robustirsi per sostenere le finanze pubbliche. E ci saranno 2.500 esuberi circa in Alitalia per la fusione con Etihad. La cifra l'ha ammessa lo stesso ministro del lavoro, che ha annunciato la disponibilità del governo a lavorare sugli ammortizzatori sociali, mentre l'Europa ci ricorda brutalmente che il controllo di Alitalia deve rimanere in mani europee. Intanto, per il garante degli scioperi nei servizi pubblici è illegittimo lo sciopero indetto dai sindacati della RAI per il prossimo 11 giugno, ma i sindacati stessi confermano la protesta contro il taglio di 150 milioni annunciato dal governo. L'esecutivo accelera anche sulle riforme istituzionali. La nuova idea per il Senato è il cosiddetto sistema francese, un metodo che prevede l'elezione indiretta dei membri di Palazzo Madama. La proposta però è stata subito
bocciata da Forza Italia e dalla Lega. Il Carroccio è pronto a mettersi di traverso e ha presentato migliaia di emendamenti. La nuova idea non piace neanche a quella parte del Partito Democratico guidata da Vanino Chiti, da sempre contraria al Senato non elettivo. In Siria incredibilmente è stato il giorno delle elezioni presidenziali, un voto tra le macerie, le bombe e contando ancora i morti. Politicamente una farsa, perché scontata la rielezione di Bashar al-Assad per il terzo mandato di 7 anni, l'uomo forte siriano, il figlio del presidente storico di Damasco, è al potere dal 2000. Non solo però una guerra così terribile, ma anche, secondo i dati delle Nazioni Unite, il 40% della popolazione di prima della guerra, pari a oltre 22 milioni di abitanti, è fuggita. Torna il calcio scommesse, sarebbero una decina i match italiani sospettati in sede europea di essere stati aggiustati dagli scommettitori. C'è anche una gara dell'ultima giornata di Serie A, Catania-Atalanta. Nel mirino anche 4 partite del campionato di Serie B, 5 di Lega Pro, la vecchia Serie C. Il fenomeno è enorme anche a livello europeo, sono almeno 110 le gare sicuramente truccate per le scommesse, addirittura 500 quelle sospettate di aver subito un qualche aggiustamento. Buonasera, se seguite con attenzione il nostro telegiornale direte ancora tocca aprire con i dati sulla disoccupazione, ancora. Non riusciamo a trovare notizia più importante del fatto che il 46% dei giovani in Italia non trova lavoro o che la disoccupazione in generale sia salita ai massimi storici. In Italia la disoccupazione continua a correre. A certificarlo è ancora una volta l'Istituto di Statistica Nazionale, che segnala un nuovo record negativo dal 1977. Nei primi 3 mesi di quest'anno il tasso di disoccupazione segna il 13,6%, quasi un punto in più rispetto allo stesso periodo del 2013. È il massimo storico da quando l'Istat ha cominciato le sue rilevazioni su base trimestrale. Ma da sole le percentuali non dicono granché. A parlare chiaro sono i numeri assoluti. In Italia le donne e gli uomini che non hanno un impiego sono quasi 3 milioni e mezzo, 212 mila in più rispetto ad un anno fa. Stiamo strisciando sul fondo, commenta il presidente di Confindustria Squinzi, basta con le storielle. A confermare che la produzione non riparte è il tasso di occupazione al 55,4%, in calo dello 0,2% su base trimestrale e dello 0,3% su base annua, minimo storico. Va come sempre peggio ai giovani, che spesso, per mancanza di una prima esperienza professionale, vengono messi ai margini del mercato del lavoro. Nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni, i disoccupati raggiungono il 46% contro il 41,9% dello stesso trimestre 2013. 4 punti in più nel giro di un anno, troppi per poter sperare in un'inversione di tendenza. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, si legge nell'articolo 1 della Costituzione, ma dal 1948 ad oggi nel nostro paese questo, che era divenuto un diritto dei cittadini, si è trasformato in un miraggio. Per la leader della CGIL Camusso i dati sono molto gravi, è l'ora di smetterla di parlare di tagli, bisogna ragionare di crescita e lavoro. E se l'intera penisola è in allarme per fabbriche che chiudono e giovani e meno giovani che finiscono a spasso, dove la disoccupazione raggiunge livelli drammatici è il Mezzogiorno. È proprio nel sud che la percentuale complessiva dei senza lavoro supera i 21 punti, mentre quella dei soli giovani sfiora il 61%. E poco importa che ad aprile la disoccupazione sia scesa al 12,6%, un solo mese non garantisce un nuovo andamento. Nel resto d'Europa solo Grecia e Spagna fanno peggio di noi. L'emergenza disoccupazione resta la priorità del governo. Ma la vera sfida del 2014 sarà tornare a vedere il segno più a fianco della voce capacità produttiva. E però bisogna assolutamente raddrizzare la barca, raddrizzare una barca che ha sempre dei problemi. Il problema del lavoro è il primo, Renzi lo dice a ogni occasione, ma il governo non ha ancora varato alcun piano efficace al di là della contingenza, al di là dell'urgenza, al di là dei panni, delle pezze che si mettono per le situazioni più gravi. Di questo c'è bisogno. In altri periodi storici furono varate le brigate del lavoro, furono inventate opere pubbliche in grado comunque di alleviare la situazione. Oggi è più difficile, anche perché il nostro governo è alle prese, ad esempio, con le ultime raccomandazioni, quelle di ieri di Bruxelles, che ne fanno la strada, il cammino ancora più difficile. E allora oggi intanto il ministro dell'economia Padoan ha detto che si farà di tutto per non avere una manovra correttiva.
Il titolo della giornata di ieri, dopo le forche caudine, stringi stringi, non può che essere l'Italia guadagna tempo, sottotitolo, perché non può proprio perderne ancora. Il giorno dopo, sala stampa estera a Roma, il ministro dell'economia Padoan, vincitore virtuale anche lui di un bel bonus, non può però nascondere che qualche problema c'è. La crescita in Italia è molto debole, spiega, siamo davanti a un bivio, vivacchiare o accelerarla. E l'Italia, fa capire Padoan, si piazzerà nel suo semestre proprio a questo bivio, cercando di spingere i cugini verso nuove scelte. Resta il fatto che è indispensabile ridurre il debito pubblico, problema antico. A questo proposito Padoan annuncia la ricetta, perché sulle riforme strutturali è ora di fare sul serio. E come si taglia l'Everest dell'indebitamento che ormai pesa per oltre 2.000 miliardi di euro sugli italiani? Con le privatizzazioni, per esempio. In misura di uno 0,7% di PIL ogni anno, vuol dire circa 11-12 miliardi di euro. E quanto era già scritto sul documento di economia e finanza, esattamente riportato ieri a pagina 4 dalle raccomandazioni del Consiglio europeo, dove si parla dell'ambizioso programma di privatizzazione fino al 2017. Una misura quindi già ampiamente condivisa, l'Europa ci chiede di fare quanto abbiamo già deciso di fare. Meglio di così, era difficile immaginare. Peraltro il piano della vendita di qualche gioiello è già noto, si comincia con le Poste ed Enav, si arriva a raschiare qualche azione anche alle solite Eni ed Enel. Gli spazi ci sono e gli investitori internazionali non aspettano altro che sedersi finalmente a un buon tavolo. Qualcosa sta cambiando, non per essere per forza inclini alla teoria del mezzo bicchiere pieno, ma ieri Bruxelles non ha chiesto, come si pensava, una manovra correttiva che molti invece considerano inevitabile. Non ha fissato scadenze, ha genericamente fatto appello a misure aggiuntive, ma senza stressare, sì, c'è andata di lusso. Unico neo perso sempre in quella pagina riguarda l'assenza di una convalida da parte di un organismo indipendente e quindi l'imputazione all'Italia di aver utilizzato i suoi metodi di conteggio leggermente ottimistici. Dice leggermente, aggettivo che sta per peccato eventualmente veniale. Ma quanto all'organismo indipendente, basta aspettare venerdì prossimo, quando Standard & Poor's pubblicherà il rapporto sull'Italia e la sua di pagella. Gli esami non finiscono mai, però, passato questo, chissà. E in questa situazione così difficile per l'occupazione, per la crescita, per i parametri europei, qual è il grande campo di battaglia italiano? Non ci crederete, ma è proprio la RAI. Illegittimo, così il garante per lo sciopero nei servizi pubblici boccia quello indetto dai sindacati RAI per l'11 giugno contro il taglio di 150 milioni di euro annunciato da Matteo Renzi ed entrato oggi a pieno titolo nel decreto IRPEF. Se la pancia della RAI vorrebbe usare l'assist per fare retromarcia, i sindacati confederali, Camusso in testa, vanno in pressing. Confermiamo lo sciopero, spiega una nota della CGIL che contesta le motivazioni del garante, cioè una protesta già fissata per il 19 da una sigla minore. Noi abbiamo la preoccupazione che questo decreto legge, questo intervento che viene fatto dal governo, che è sostanzialmente il proprietario della RAI, non è un altro soggetto rispetto ad essere la proprietà, mette in rischio la RAI come sua dimensione innanzitutto di servizio pubblico e poi come grande impresa del nostro paese. Credo sia stato grave definire uno sciopero umiliante, dice, tornando ad incrociare i guantoni con il premier Renzi. Il rischio, aggiunge, è che penalizzando il pubblico si favorisca il privato. Contro Renzi anche Angeletti. Giustamente ha ricordato, l'azienda è dei cittadini italiani, lo ha detto lui e io condivido, e lui la deve amministrare. E secondo me si sta comportando come il peggiore amministratore che io abbia avuto modo di conoscere. Assente il segretario della CISL Bonanni, che fuori dal coro invita a ripensare allo sciopero, specialmente dopo la decisione del garante. Nel pomeriggio si dissocia e non firma la lettera che conferma la protesta. Del resto anche l'USIGRA, il sindacato dei giornalisti RAI, spiega di essere pronto ad un confronto dopo aver incassato rassicurazioni su tre punti considerati fondamentali: l'anticipo di 2 anni del rinnovo della concessione, la revisione del canone e il salvataggio delle sedi regionali, confermato oggi in Senato, ferma restando l'entità del taglio, 150 milioni, e la possibilità di cedere una quota di Rai Way. Nonostante il pressing dei big sindacali, del resto la linea dura non convince il corpaccione dell'azienda. Critico con l'agitazione anche il direttore generale Gubitosi. Sarebbe un errore, spiega, ci è stato chiesto un sacrificio e lo faremo. Bisogna cambiare le regole che oggi ci equiparano più ad una ASL che ad un'azienda. Poi da una stoccatina a Renzi, non mi ha mai incontrato. Contro Italia alla Rai si schierano invece i 5 Stelle. Sciopero giusto, dice Roberto Fico, presidente della commissione di vigilanza, ma avrebbero dovuto farlo prima per contrastare l'ingerenza della politica. Se dovevano farlo prima per contrastare l'ingerenza della politica, bisognava farlo
dai tempi delle gemelle Kessler ancora. Ma andiamo a vedere che cosa succede invece per Alitalia, dove si scopre, ma soltanto i più sbadati potevano non crederlo, che come dire, la vendita Etihad non soltanto ha dei problemi in sede europea, ma comporta che sia lo Stato a farsi carico di ciò che resta da fare, la parte brutta, cioè gli esuberi. Da quello che posso capire io, una valutazione che è intorno ai 2004-2005, almeno per quelli che sono meno le risultanze pubbliche, poi la discussione di merito si farà nel momento in cui Alitalia e le parti cominceranno a discutere il piano industriale. L'ennesimo salvataggio di Alitalia sotto forma di matrimonio con Etihad rischia di costare di nuovo molto caro ai contribuenti italiani, perché è inutile girarci intorno, tutti lo sapevano. Sindacati, governo e capitani coraggiosi sapevano, sanno che quello di Etihad è l'ultimo treno, o aereo in questo caso, utile per evitare la bancarotta, sempre annunciata e sempre evitata dai politici in sella, ma stavolta drammaticamente possibile di quella che fu la nostra compagnia di bandiera. Tutti lo sapevano, anche in campagna elettorale, ma nessuno stavolta ha osato parlarne, a differenza del 2008 quando Berlusconi fece il diavolo a quattro per far entrare i patrioti. Sapevano che Etihad avrebbe chiesto non meno di 2.300 esuberi e gli emiratini di cassa integrazione a rotazione, zero ore ed altri strumenti, tutti italiani, non gliene importa nulla. Chi lavora, lavora a tempo pieno, punto. E ora siamo alla resa dei conti. Venerdì si riunisce il CDA di Alitalia a Milano. Gli avvocati stanno limando gli articoli del contratto matrimoniale da rispedire ad Abu Dhabi e da lì a poco usciranno numeri più precisi su chi se ne deve andare. Il governo è cosciente che la gestione degli esuberi è la sua dote, sa che sarà una botta per le casse dello Stato, che sarà un boccone amaro. Quanto grande, Poletti dice di non saperlo, ma dovrà inghiottirlo con rassegnazione, forse facendo anche finta che gli piaccia. Ma avete un'idea di quello che può essere il costo complessivo per questo welfare? No, perché lì c'è un fondo volo che è nella disponibilità del Ministero delle Infrastrutture, che viene utilizzato per questa tipologia di intervento. Prudente la CGIL, commenteremo dopo la lettura del piano industriale, dice Camusso, che manda avanti il suo sindacato dei trasporti a dire no ai licenziamenti. Anche Angeletti della UIL non se la sente di tirar fuori gli artigli. Vogliamo una trattativa, ma non faremo le barricate. Il PD si dichiara allarmato, come del resto il presidente della Lombardia Maroni, che teme però di perdere la centralità di Malpensa, soprattutto durante l'Expo. Problemi di casa nostra, visto che da Bruxelles la Commissione europea pone un'altra questione, non da poco. Occhio che in Alitalia devono comandare gli italiani. La licenza di operare deve restare in mani europee, pena la bocciatura dell'accordo. Domani il ministro Lupi sarà a Bruxelles per assicurare alla Commissione che dopo il matrimonio l'Italia resterà sotto controllo di imprenditori italiani, almeno formalmente, aggiungiamo noi. E con tutti questi problemi e guai, non sembri qualunquistico notarlo, la politica si è subito tuffata, passata la campagna elettorale, passate le elezioni, sul tema della riforma del Senato. Si chiama modello francese, il nuovo ostacolo sulla strada delle riforme. Il PD mette sul tavolo la proposta per il Senato utilizzata oltralpe, elezione indiretta dei senatori affidata agli enti locali, ma per il momento riceve il no secco di Forza Italia e Lega. Il modello francese per noi è inaccettabile, dice il capogruppo in Senato Paolo Romani, dopo un vertice ristretto con Berlusconi, con tema anche le riforme. È un ibrido che serve a garantire alla sinistra il controllo del futuro Senato, la bocciatura del leghista Calderoli, che si presenta in Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, dove la riforma sta entrando nel vivo, con un carrello carico di emendamenti targati Carroccio, ben 3.806. In tutto, le modifiche presentate al testo del governo, approvato con mille difficoltà prima delle europee, sono più di 5.200. Dal PD si minimizza, siamo solo alle prime schermaglie, il numero diminuirà molto presto. Il modello francese, proposto con un emendamento Democrat firmato da un fedelissimo renziano come Andrea Marcucci, condiviso anche dall'area bersaniana. Oggi c'è stata un'assemblea dei senatori PD aperta dall'invito pressante del capogruppo Zanda all'unità. Il risultato elettorale ci consegna una grande responsabilità e cambia in maniera rilevantissima la situazione del nostro gruppo in Senato, dove la maggioranza ha margini più ristretti. Tradotto, un appello alla minoranza a serrare i ranghi ed evitare nuove divisioni, come quando Corradino Mineo non votò in commissione il testo del governo. L'accordo con la minoranza ci sarà, garantisce Anna Finocchiaro. Secondo me il Partito Democratico, anche in ragione
del consenso elettorale che ha ricevuto, dovrebbe essere in grado di attraversare questo passaggio con il massimo di coesione possibile. La Presidente della Commissione Affari Costituzionali oggi ha fatto il punto sul cammino della riforma con il Ministro Maria Elena Boschi. Da domani si cominceranno ad esaminare gli emendamenti che saranno votati dalla prossima settimana. E si continua sulla scia del risultato elettorale a vedere cosa potrà succedere in Europa. E si sa che è particolarmente incandescente il clima attorno all'ipotesi di alleanza tra i 5 Stelle e lo UKIP, il partito di Nigel Farage che ha vinto le elezioni inglesi e che, come sappiamo, è mal visto da una parte dell'opinione pubblica internazionale, quindi anche italiana, per le sue posizioni considerate a volte xenofobe. E non soltanto questo, ma a quanto pare quel matrimonio sa da fare. Dopo il faccia a faccia a Bruxelles, Beppe Grillo e Nigel Farage ora si annusano a distanza, con simpatia crescente. Beppe è una mente politica acuta, dice oggi il leader degli indipendentisti inglesi, che respinge l'accusa di essere fascista. Negli anni Ottanta votavo i Verdi perché erano anti-Europa, ora non sono né di destra né di sinistra, aggiunge, e sembra di sentire un comizio di Grillo. Banchieri e burocrati ci vogliono divisi, il nostro in Europa sarà un matrimonio di convenienza, precisa ancora Farage, che evidenzia i punti in comune con il movimento, dall'euroscetticismo al no all'austerità e al fiscal compact. Farage è un leader lungimirante, si sbilancia il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, spalleggiato da Alessandro Di Battista, altro fedelissimo di Grillo e Casaleggio. Oggi si parla molto di Farage, no Farage, quando obiettivamente la maggior parte di noi fino a qualche giorno fa non l'aveva neanche mai sentito e oggi sembriamo tutti esperti. Io vi consiglio soltanto di informarci, ma magari anche di leggere con chiarezza le dichiarazioni fatte oggi da Barroso, il quale dice in sostanza: ok, adesso il PD ha preso tanti voti, ma ricordatevi l'agenda, cioè privatizzazione e smantellamento dello Stato sociale. In realtà l'accordo con l'UKIP di Farage continua ad alimentare mal di pancia interni al movimento. Se tanti apprezzano, molti prendono le distanze con messaggi su Twitter e Facebook pronti a rilanciare il dialogo con il gruppo degli ecologisti di Strasburgo. Ai 5 Stelle tende la mano la copresidente dei Verdi europei, Monica Frassoni, mentre la verde tedesca Ska Keller apre al dialogo con gli eletti 5 Stelle, non con Grillo. Polemiche che dividono i grillini. In questo senso sembra un segnale la decisione di rinviare l'assemblea plenaria dei parlamentari che doveva svolgersi già la settimana scorsa per discutere del risultato delle europee. Domani sera si vedranno solo i senatori. Divisi i parlamentari anche su ruoli e visibilità nel mirino, il cosiddetto cerchio magico dei fedelissimi di Grillo e Casaleggio, sempre più impegnati in prima linea. Ora stanno girando le piazze in vista dei ballottaggi di domenica, ma la conferma dei soliti volti alimenta gelosie crescenti. E in tema europeo, la notizia che è molto importante, se confermata di pochi secondi fa, Angela Merkel avrebbe sondato informalmente il presidente francese François Hollande per chiedergli se fosse disposto a sostenere la candidatura dell'attuale direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ex ministro francese ma dell'altra sponda politica rispetto a Hollande, per la guida della Commissione europea. In buona sostanza, visto il fallimento ormai certo della carta Juncker, la Merkel punterebbe sulla Lagarde. Lo riferisce il Telegraph Online. Sarebbe ovviamente una notizia di primaria importanza. Già che siamo all'estero, però, andiamo a quello che non possiamo considerare diversamente che un'elezione beffa. Non sarà necessario attendere lo spoglio delle schede per conoscere il nome del nuovo presidente della Siria. È scontata la riconferma per il terzo mandato consecutivo di Bashar al-Assad alla guida del paese. Ininterrottamente al potere da 14 anni, da quando subentrò al padre Hafez, pressato dalla comunità internazionale e da una opposizione politicamente inerme, ha dovuto accettare le elezioni, non prima però di essersi assicurato la vittoria. Nonostante sia stata prorogata di 5 ore l'apertura dei seggi per consentire circa 15 milioni di elettori di esprimere la propria preferenza, i gangli del potere di al-Assad sono dunque ancora ben radicati. Eccolo in queste immagini insieme alla moglie Asma mentre compie il suo dovere di cittadino, depositando la scheda nell'urna all'interno di un seggio di Damasco. Le operazioni di voto si svolgono soltanto nelle zone sotto il controllo del governo, quanto basta per avanzare dubbi sulla legittimità del risultato. Nella capitale sono stati allestiti numerosi posti di blocco, i soldati controllano i documenti di chi si reca a votare.
L'affluenza dovrebbe alla fine risultare alta soprattutto nelle roccaforti del governo, ma anche nelle zone recentemente conquistate dall'esercito. Il governo l'ha definita una giornata storica perché per la prima volta in 40 anni si sono presentati al giudizio degli elettori anche altri due candidati. Sono Hassan al-Nur, un imprenditore di Damasco che negli Stati Uniti si è laureato in economia, è stato deputato e per 2 anni ha ricoperto il ruolo di ministro per lo sviluppo amministrativo. L'altro è Maher Ajar di Aleppo, uno sconosciuto deputato per il Partito Comunista Siriano. A loro è stato affidato il ruolo di rappresentare l'ingresso della democrazia, ma per l'opposizione che al presidente chiedeva le dimissioni, i due antagonisti di Bashar sono burattini, attori ingaggiati dal regime in queste che definiscono elezioni di sangue. Intanto, mentre la televisione di Stato manda in onda la messa in scena elettorale, il Paese deve fare i conti con la realtà di una guerra civile che sembra non avere fine. In 3 anni sono stati oltre 160.000 le vittime, centinaia di migliaia i profughi che hanno abbandonato la Siria cercando rifugio nei paesi vicini e costretti a vivere in condizioni drammatiche. Torna lunga e densa l'ombra del calcio scommesse. Ormai è diventato un fattore endemico, condannabile, deprecabile, ma sempre presente nel panorama generale. Il calcio scommesse non molla, non abdica, non è intimorito da inchieste, patteggiamenti o condanne in verità troppo blande. E così la Federbet, federazione di operatori del settore scommesse che lotta contro la manipolazione sportiva, presenta al Parlamento europeo il rapporto 2013-2014, ricordandoci che la ferita è sempre aperta. 460 le partite sospette, di cui 11 italiane, una di Serie A, Catania-Atalanta di 2 settimane fa, 4 di Serie B, 5 di Lega Pro, oltre all'amichevole fra Lazio e Levski Sofia. Nel rapporto sono raccolti i movimenti anomali nei flussi delle scommesse e così su Catania-Atalanta del 18 maggio si sono contati centinaia di migliaia di euro giocati sull'1, vittoria della squadra di casa, sull'over 2,5, almeno 3 gol complessivi nella partita, sull'1 e gol, una marcatura di entrambe le squadre, e poi sulla combo, ossia la concomitanza di 2 previsioni, tutti eventi poi verificatisi in virtù del 2-1 finale. Per Cittadella Empoli la combina era sul pareggio e l'over almeno 4 gol e finì 2-2. Su Palermo Crotone crolla la quota del pareggio e al fischio dell'arbitro si finisce sullo 0-0. Per Levski Sofia Lazio giocate anomale sull'1 e over, i biancocelesti vanno in vantaggio per 0-2, ma alla fine i bulgari vincono 3-2. Le società non sono necessariamente coinvolte, si ricorda, lo sono il più delle volte solo i giocatori, ma spetta ai team vigilare. D'altra parte il rapporto indica che oltre all'Italia sospetti di combin sono fioriti anche nelle serie minori in Francia, nella Ligue 2, in Portogallo ed in Inghilterra. I fatturati legati alle scommesse sportive hanno superato i 500 miliardi di dollari all'anno e di questi un 10% è legato alle combin, alla corruzione sportiva e al riciclaggio, vale a dire 50 miliardi di dollari, ossia 35 miliardi di euro, una cifra che farà brividire. E tra poco a 8:30, ospite di Lilli Gruber insieme a Sergio Rizzo, ci sarà il sindaco di Roma, Ignazio Marino. Noi ci fermiamo, a tra poco. Allora, dopo il record di ieri, la borsa americana adesso è leggermente in negativo, meno 0,07. Wall Street, Dow Jones, meno 0,06. Nasdaq, Milano aveva chiuso meno 0,64. Lo spread in rialzo a 168. È tutto, vi lascio a 8:30, ci vediamo domani sera. Buonasera.